Prendiamo le telecamere. Ce ne hanno, 30 giugno. Vai. Vai. Senti, Michele, perché questo per la regia, ma torniamo lì, che poi quella. Perché tu non sei stato quello di Firenze, quello di Napoli, quello di Udine? Ripeto, le motivazioni precise le tengo per me, perché è importante che sia io ad analizzarle, a voi credo che interessino meno, però ciò che conta è che io le abbia individuate e che ci lavori sugli errori commessi in passato e quindi sono pronto a dimostrare quello che è il mio valore, ciò che io posso dare a questa squadra e sono convinto che posso dare molto ma molto di più di ciò che ho dato l'anno scorso. Arrivi quest'anno. Non sarebbe giusto e rispettoso nei confronti della società, dei tifosi, perché io sono arrivato l'anno scorso e quindi è giusto che mi prenda le mie responsabilità e che non bisogna dire che sono arrivato quest'anno, perché io sono arrivato l'anno scorso. Ricordare ciò che ho fatto l'anno scorso mi servirà per fare bene quest'anno e gli anni che rimarrò qui a Bologna. Io rispetto molto la tua volontà di non dare una spiegazione, però il nostro lavoro è cercare le spiegazioni. Io ti dico una teoria e tu mi dici se può essere una strada, cioè se può essere una motivazione. Tu sei venuto da una rapida escalation, no? Dal foto, boom boom, sempre più in alto, sempre più sulla Juventus, poi lì ti sei fermato. Io trovo che sia anche umano e naturale avere un contraccolpo, cioè se uno arriva in cima, poi in cima non ci riesce a stare, probabilmente ha bisogno di un po' di tempo per risistemare le cose, no? Questa è una sua analisi, io per fortuna ho fatto la mia che risulta diversa dalla sua, però giustamente lei mi dice il suo lavoro, il mio lavoro invece è un altro, è analizzare gli errori e cercare di non ripeterli e migliorare quelle che sono le mie capacità e quindi... Allora ti chiedo un'altra cosa, c'è qualcuno, qualcosa che ti ha indotto all'errore, che ti ha spinto a commettere questo errore o è tutta farina del tuo sacco e basta? C'è qualche fattore esterno che ti ha spinto a sbagliare l'anno scorso? Non ci sono fattori esterni, no. Ci sono. Prendeva da te, basta. Ci sono situazioni, ci sono valutazioni, ci sono modi di fare che praticamente possono risultare non consone a quella che è la situazione. Insomma, sei un bel rebus da risolvere. Ripeto, ma questo è. Vi state concentrando su una cosa che secondo me per voi è poco importante, credo che sia molto più importante per me, perché a voi, così come ai tifosi, credo che interessi che io riesca ad essere quel giocatore per cui la società mi ha comprato. Cioè, qual è la cosa più ingiusta che ti hanno detto che hai letto sul momento in questi mesi? La cosa che ti ha più fatto arrabbiare, la cosa che dice questo non sono io. Beh, se dovessi dire le cose che non mi sono piaciute, le cose in cui non mi ci vedo, dovrei prendere tutti gli articoli dell'anno scorso, ma è normale che sia così. Se una stagione è andata male, anzi, sarebbe da preoccuparsi se si leggesse il contrario. Qualche volta ci abbiamo preso oppure no? Qualche volta abbiamo individuato magari la difficoltà che non riuscivi a superare o l'impasse in cui ti sei ritrovato oppure non ci abbiamo mai beccato? Questo ve lo lascio dire e pensare a voi. Quando si parla di calcio e quando si valuta singolarmente una partita, secondo me sì, è giusto fare dei commenti oggettivi, obiettivi. L'importante, ripeto, poi ognuno fa come gli pare, l'importante è non generalizzare sempre, non prendere insomma di mira e quindi una persona, questo vale per me come vale per tutti i miei compagni, soprattutto magari quelli più giovani. Tu vuoi dire, una volta presa una certa piega su pazienza giocatore che non riusciva a ingranare, magari è pesato qualche volta il giudizio su quello che magari non era andato bene all'inizio di campionato, vuol dire questo, che magari il tuo giudizio su di te sì, era un po' cercare magari di focalizzare le prestazioni singolarmente, non in maniera globale. Certo.
Ma un voto lo puoi dare tu alla stagione scorsa, un tuo voto personale alla tua stagione, o un giudizio, cioè molto negativo, negativo, no, insufficiente, quello che è. Credo che con le parole dette prima, il giudizio, insomma, se lo volete espresso in numero va bene, ma se no, se capito qual è che è il mio giudizio sulla presenza. Sì, ma se molto oppure abbastanza negativo? Ma molto, poco, okay. Tanto, pochissimo, credo che sia poco importante. Credo che l'indicazione su quelle che sono, okay, le, come posso dire, la valutazione che ho dato alla mia stagione è ben chiara. Certo. Ripartiamo la faccia. Qual è il Pazienza che non abbiamo visto? Quello che la società ha deciso di comprare l'anno scorso. Senti, tu hai arrivato al posto di continuità, quindi immagino ti si chiedesse di essere un po', di fare qualche contrasto e ovviamente di fare un buon lavoro di regista, eccetera, eccetera. Delle due fasi, qual è quella comunque che ti è più congeniale, quella che fai più? Sicuramente quella del incontrista, perché rispecchia in maniera più assoluta quelle che sono le mie caratteristiche. Nel corso di questi mesi, diciamo a gennaio, anche quest'estate, sei mai stato vicino ad andartene o hai mai pensato di lasciare Bologna? Allora, una cosa che ho detto sempre a chi mi sta vicino e a chi è che... anche che ha la forza e la voglia di ascoltarmi, e che andare via da Bologna così quest'estate, a gennaio, l'avrei presa come una sconfitta, perché sono convinto di quello che posso dare io a questa squadra, sono convinto che posso dare un contributo importante, e lasciare Bologna così sarebbe stata una sconfitta. Senti, una parola, due parole, tre parole che magari ti ha detto l'allenatore, che ti hanno ulteriormente convinto, voglio dire, a riscattarti. C'è stato qualcosa che Pioli ti ha detto che ti ha aiutato anche ad affrontare questa nuova stagione? Beh, la prima cosa che mi viene da pensare sono i primi giorni di ritiro, in cui così scambiando due chiacchiere con l'allenatore mi ha fatto tanto piacere che mi dicesse che era contento che io fossi rimasto, e quindi diciamo che questo è stato un buon approccio alla nuova stagione. Fiducia, fiducia importante. Beh, quando un allenatore ti dice che è contento che, certo, che sei rimasto, sì, massimo. La traduzione è che comunque ha fiducia. Ti può servire, ha detto anche lui. Bene. Siccome tutti dicono sotto sotto, no? E più o meno sotto, ma anche sopra sopra, che è un altro Pazienza. Sei te che ti stai ponendo un altro modo, forse, no? Si è presentato un Pazienza con un altro spirito, e questo è il concetto che passa. Allora. Bene, vuol dire che stiamo bruciando le tappe, l'obiettivo era quello. Se già si dice questo, vuol dire che già alcuni degli errori fatti l'anno scorso sono stati superati, esatto. Senti, ma allora gli errori sono più, questo puoi darci un'indicazione, più di approccio o più tecnici? Cioè... gli errori sono stati alcuni, diversi, pochi, tanti, molti, questo lo so io, e ripeto, preferisco tenerlo per me. E quindi magari è inutile insistere ancora su ciò che ho sbagliato l'anno scorso, perché, ripeto, a voi non serve o serve a poco, a me serve tantissimo, ed è giusto che li analizzi io. Sì, no, per capire magari se era più, magari è stata una difficoltà magari anche tecnica, magari di entrare dentro i certi meccanismi, no, che chiede l'allenatore o di giocare la squadra, oppure se c'è la ripartenza una... L'allenatore non chiede chissà che cosa, una volta che ti chiede l'impegno, l'applicazione, e questo credo sia facile e normale per un giocatore rispondere a quello che chiede l'allenatore, quindi non direi... Te l'hanno chiesto tutti prima, anche l'impegno e l'applicazione, perché è stato ascoltato. Questo lo chiedono tutti gli allenatori, quindi... Diciamo così, allora, ha inciso più il fattore calcistico e il fattore ambientale. Esatto. Possiamo stare anche fino a domattina, okay, però è importante che noi abbiamo permesso al mister, perché alle 5 cominciamo. Cambio, però se continuiamo con quelle... No, era per inquadrare, sì, sai, una cosa bisogna cercare di togliere. Io togliere la netta, io penso che una certa idea ve l'ho data. Ora,
o ci si accontenta o si sta qui fino a domattina. Ma noi abbiamo molta pazienza. Okay. Parliamo della stagione che sta iniziando. Sì, hai fatto un discorso molto chiaro. Qual è secondo te il ruolo che può avere il Bologna il prossimo? Il ruolo che può avere il Bologna il prossimo anno credo sia un ruolo importante, però non dobbiamo porre degli obiettivi, magari mettere degli step, e uno potrebbe essere un buon inizio di campionato, partire col piede giusto, perché credo che il mister sia d'accordo con me quando dico che ha un gruppo molto ma molto disponibile, con qualità. E se a queste riusciamo ad abbinarci ambizione, cattiveria agonistica e voglia insomma di ripetersi, credo che possiamo fare solo che bene. Tu dove trai la tua forza per iniziare? Hai delle letture particolari, degli stimoli particolari? Come viene in mente la tua città d'origine? La passione che per il mio lavoro. No, ho detto anche questo terrorismo perché essendo vicino a Monte Rotondo magari hai, non so, hai una devozione particolare, non so, magari per la passione che ho per il mio lavoro. La passione. Per Dio. Una linea mediana, quella del Bologna 2013-2014, rivoluzionata dalla partenza di Perez e anche dalla scommessa su alcuni giovani che sono chiamati a dare un contributo importante alla causa. Michele Pazienza come vede il suo reparto, la linea mediana del Bologna 2013-2014? Sicuramente un reparto con qualità e quantità, cioè un giusto mix anche di giovani e di meno giovani. Abbiamo sicuramente l'acquisto di Della Rocca che voi già conoscete, e poi abbiamo Crin che non è quello dello stesso anno, dell'anno scorso, ma è uno che non è neanche cresciuto, e poi un Taider anche per lui stesso discorso, non è lo stesso dell'inizio dell'anno scorso, ma un giocatore molto più maturo. Se tu sei pronto per qualsiasi, cioè, sono domande sempre un po' che poi, a cui voi rispondete sì perché la disponibilità è tutto, ma come preferenza di centrocampo, come disposizione di centrocampo, a te piace più giocare in un centrocampo a tre mezzala oppure un campo, in un certo campo a due mediano, cioè qual è la tua preferenza, dovessi scegliere? Ma guarda, per quello che è il mio ruolo, giocare a tre o a due, e per quello che sono poi che sono i miei compiti durante la partita, durante le fasi di gioco, cambia poco perché, ripeto, essendo un mediano, un incontrista, la fase e il compito da svolgere durante l'arco della partita, durante le due fasi, quella di possesso e quella di non possesso, è uguale. Cambiando il modulo a 2 a 3, cambiano solo magari, può cambiare per gli esterni e disposizione in campo per quanto riguarda la fase di possesso palla, però per quello che è il mio ruolo cambia veramente poco. Senti, tu hai giocato tante squadre importanti e hai fatto tanti, abbastanza. Perché tutti voi siete convinti che questo sarà un campionato importante? Il concetto della disponibilità mi fa pensare questo. La tua esperienza ti fa riconoscere in questa disponibilità della squadra lo spiraglio positivo per fare un campionato importante? O allora, non sempre. Si parte già da una buona base. Quindi quest'anno noi siamo più o meno gli stessi dell'anno scorso, sì, con 2-3 innesti. E ciò che ti dà fiducia e che ti fa vedere il futuro magari in maniera rosea è che già dagli nuovi innesti tu eri un Bianchi che si è inserito subito. E vedi che è un ragazzo disponibilissimo, vedi che è un ragazzo che ha voglia di lavorare, che ha voglia di fare bene. E poi ripeto, questo credo che lo pensi anche il mister. L'ho visto già l'anno scorso e l'ho rivisto sin dal primo giorno quest'anno, che c'è da parte di tutti i giocatori una grande disponibilità, una grande applicazione. Non è facile trovarlo in un gruppo di 25-26 giocatori, e quindi questo è un buon punto di partenza, ti fa ben sperare.
Senti, voi ne parlate magari, o comunque ci ragionate, anche singolarmente, sull'ipotesi magari che la Juve arrivi con 50 milioni di euro, si prende Diamanti e voi ripartite senza Diamanti? Cominciamo a mettere i sei in mano in caso.